Benvenuti su Hubbles, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune e questa è la nostra settima live di Gran Turismo 2. Prima di iniziare saluto Francesco, che è passato a trovarmi, grazie Fra, e Giamma. Ciao Giamma. Allora, ho fatto un po' di pre-live, anche se non l'ho pubblicata. Allora, avrete sicuramente visto il post che ho pubblicato su Facebook. L'impresa mi ha gabbato abbastanza. Ciao Giuseppe, ben arrivato. Non mi aspettavo di fare il punteggio tondo, eppure così è stato, ma va bene. E dopo andiamo a vedere lo stato della patente, e così che vediamo esattamente che cosa ci manca da fare, ma comunque sia, sono cose che vedrà chi per chi mi seguirà in pre-live quando le farò. Saluto anche Marco, ben arrivato. E no, devo dire che comunque il joystick è ancora intatto nelle mie mani, non mi sono abbandonato a scene di panico, e va bene comunque. Sono cose poco piacevoli, sono cose assolutamente poco piacevoli, ma non stiamo a piangere sul latte versato e andiamo avanti. Non è l'unica cosa che ho fatto stamattina, e mi sono anche divertito a fare qualche gara che avevo già fatto, giusto per accumulare un po' di danari, e mi sono servite sostanzialmente per due cose. Uno, come dicevo, guadagnare una cifra sufficiente per poter già applicare delle modifiche alla nostra prossima auto. Oh, scusate, un po' di autoritismo. Oh, l'autoritismo. Dicevo, l'ho fatto sostanzialmente per aggranellare qualche soldo da usare per potenziare la nostra Lotus, ma l'ho fatto anche con lo scopo di cercare di capire come guidare quella macchina. E diciamo che, per quanto sia veramente poco intuitiva, visto che è l'unica auto del nostro garage che si comporta a questo modo, devo dire che mi è più chiaro come riuscire a farla andare. Ciao Mattia, ben arrivato. Sostanzialmente mi sono reso conto che è una macchina che vuole anticipate le curve. Mentre le altre, bene o male, test terzi, loro si buttano, questa ha bisogno di un pochino di incitamento. È una cosa che ho intenzione di andare a ridurre pesantemente, modificando le sospensioni, e in ogni caso adesso lo andiamo a fare, visto che sono le 11 ed è tempo per noi di partire col gameplay. Allora, prima cosa importantissima, voglio farvi vedere a che punto sono arrivato con la patente. Come vedete, i soldi sono molto più rispetto a quelli che c'erano quando ci siamo lasciati alla fine della scorsa live, e questa è la situazione attuale della patente B. Come vedete, sono poi riuscito a fare l'oro con l'impresa. Adesso volevo farvi vedere i tempi, giusto per... E ho preso altri due oro successivamente. Non me lo fa vedere il record. Ah, perfetto, sì. 031971. Comunque sia, eravamo lì. Non è che... E queste sono sostanzialmente le altre gare. Quindi a sto punto mi rimangono sostanzialmente solamente tre prove
e ce la faremo, insomma, a guadagnare questa macchina che cos'è che era, una S2000 mi pare, una cosa del genere, se non ricordo male, eh. Lo so, ma oggi non so se useremo tanto la E86, eh? Andiamo invece subito a potenziare la Lotus. Allora, ho intenzione assolutamente di comprare le sospensioni. Infatti mi sembrava. Perfetto. E andiamo a prendere altri pezzi di trasmissione. Anzi no, prima le gomme, perché voglio le gomme da gara. Tipo morbido morbido, tipo medio. Allora, prendiamo medio, prendiamo la morbide per il semplice motivo che non credo che la useremo per delle gare di endurance quest'auto, almeno non è nelle mie corde farlo, quindi direi che possiamo prendere queste. Spero che ci facciano poi fare le gare, che non ci chiedano per forza di utilizzare equilibratore dei freni, magari la facciamo dopo. Andiamo di trasmissione e finiamo di sistemarla invece, quello sì. Perfetto. Il volano l'avevo fatto. Albero trasmissione non c'è perché, e il professionale sarebbe l'LSD, che però non ce lo possiamo attualmente permettere, ma comunque sì, non abbiamo, no, non ho fatto già una pre-live, ho giocato off screen in questo caso, cioè ho fatto una pre-live nel senso che ho agito al di fuori della live, però non l'ho pubblicato, che era molto a ridosso della live, quindi ho preferito non pubblicarlo. Allora, campionati nazionali inglesi, questa qui non la potevamo fare, vero? Esatto. E invece possiamo fare quella che abbiamo perso malamente l'altra volta, che è qui. Eccola qui. Allora, ritorniamo. Però prima di... Mirko non lo so, non ne ho idea. Magari lavora. Probabile. È molto probabile che lavori. Allora, iniziamo a lavorarcela questa macchina. Campanatura direi che può andar bene. Allora, abbassiamolo un po' l'anteriore. E aumentiamo la rigidità al posteriore. E in realtà potremmo rigidirla parecchio. Facciamo 9,5. Anzi no, 10,5. E la Madonna. mezzo, e aumentiamo anche qui a 9,5. No, aspettate, no. Allora, così vado. No, va bene, dovrebbe essere. Ah, sono i misteri, ma in realtà ci sono diversi. Ci sono diverse cose che stonano un po'. Allora, il passo. Teoricamente è una stronzata,
se è considerato, cioè non dovrebbe avere il passo questa macchina. Va bene, proviamola così. Cioè, non si potrebbe regolare il passo di una macchina, perché il passo altri non è che la distanza ottimo Zama, ben fatto. Dicevo, non dovrebbe essere possibile regolare il passo, perché il passo è la è la distanza tra le gomme anteriori e quelle posteriori. Per poterla modificare uno dovrebbe dissaldare gli assi e riposizionarli. Se non... no! Ok, bisogna lavorarci ancora, però mi sembra già un po' meglio. Gira poco, però gira, via. Allora, proviamo ad aumentare la rigidità. Io Alfredo sono esterrefatto da queste cose aberranti a dir poco. E non commenterò. Perché non se lo merita. Allora, vediamo un po'. Terzo, ancora poco. Allora. Esatto, è la distanza tra il centro delle due ruote.
Il punto è che, come dicevo, teoricamente non sarebbe possibile andarla a modificare in alcun modo, perché la distanza tra i due cerchioni è inevitabilmente collegata al fatto che le gomme sono collegate agli assi. Quindi per poter andare a modificare quel valore bisogna spostare gli assi. Non ha senso, però va bene. Allora, riproviamo. Proviamo a fare così. Ah, mi sembra che vada già un pochino meglio. Però si può migliorare ancora, secondo me. Allora, intanto cos'è che mi scrivete? Gli assi sono indipendenti dal telaio? Sì, però comunque sia, vabbè, se parliamo di pochi millimetri, però comunque sia, cioè bisogna andare, allora, nelle ruote che non hanno il, nelle ruote non motrici, si potrebbero regolare andando a inclinare tutto il sistema delle sospensioni, poi chiaramente dipende dal tipo di sospensioni che monta la macchina, ma dove c'è l'asse, come si fa ad accorciare, cioè dove c'è l'asse motrice, com'è che si fa a spostarlo? Cioè bisognerebbe andare a modificare completamente tutto, perché andare a spostare anche solo di pochi millimetri l'asse motrice significa dover andare ad accorciare o ad allungare anche l'albero motore, cioè l'albero di trasmissione. Non credo che sia così semplice. Oltre al fatto che comunque sia, così facendo le ruote sarebbero storte rispetto allo chassis della macchina, quindi inevitabilmente andando a variare soprattutto davanti dove c'è lo sterzo si va a modificare anche l'angolo di sterzata. No, assolutamente, oggi fino a mezzogiorno o poco più. Asso fino a luna. No, anche perché oggi, pur non lavorando, è una di quelle giornatine, quindi la vedo molto ignara. Proviamo così e poi vado a fare la gara.
No, beh, più che altro della geometria delle auto. Sotto la mia ci sono andato inevitabilmente fin troppe volte. Poi magari un esperto di corse potrà smentirmi, però di base la cosa è quella. Infatti, che ricordi io, poi quella modifica non c'è più nei successivi Gran Turismo. Allora, il dottore non lo so se è in live stasera, ma mi posso dire che lo sto aspettando, perché nel primo pomeriggio ci vedremo finalmente per registrare quel maledetto Metal Gear Solid, sperando che in quasi 6 mesi che non lo tocchiamo il programma non ci dia problemi. E mi sembra già di vederlo. Che figuriamoci. Ok, così la macchina è molto sovrasterzante. Forse se io lo riduco un pelino dovremmo avere più o meno un buon compromesso, posto che comunque la macchina va dritta. Sterza veramente poco. Allora, magari potrei dopo andarlo a modificare montando l'LSD e gestendo la sterzata con l'LSD. Potrebbe essere un'ottima soluzione. Allora, qui diciamo che lo facciamo a 12. Altezza di marcia direi che va bene. Campanatura, io posso provare anche a fare 2.05. Anche perché comunque sia, avere la campanatura prossima allo 0 di dietro Allora, allora, no, la live di Metal Gear Solid 1 ci abbiamo già giocato una volta, basta. E più probabilmente, adesso mi metterò d'accordo col dottore se ce la facciamo quando finiremo Metal Gear Solid 3 e dopo che avremo sistemato tutte le nostre registrazioni, eccetera, 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 eccetera. Potrei pensare di fare le live su Metal Gear Solid 4, che essendo comunque sia un gioco molto lungo, con un sacco, fare dei video da 20 minuti, 40 minuti non avrebbe molto senso, e allora lì la live ci potrebbe stare. Però prima dobbiamo fare un po' di massa, perché altrimenti andiamo avanti di live e basta. Che per carità, a me piace di più fare la live che non montare i video, perché mi richiede meno tempo e poi c'è più interazione. E come no, sì Giuseppe, che c'è, l'avevamo vista nella scorsa live se non ricordo male. Inizio gara, dai, proviamo, vediamo come va. Da gara no, c'è la versione normale, supercar. Ale, vedete com'è, con delle sospensioni decenti
Non dico che facciamo la differenza, però è già una macchina un po' più guidabile. Adesso bene o male non gli stiamo dando merda, ma ce li stiamo comunque tenendo a una certa distanza, sempre che non faccia cagate come l'ho appena fatta. E comunque abbiamo vinto, quindi senza problemi, senza pensieri. E direi che con un po' di coraggio potremo anche provare a fare quella successiva. Allora, la gara mi ha visto male. C'è la versione base senza modifica, esatto. Ah, c'è la possibilità di modificarla, quella non lo sapevo. Anche perché io sono innamorato dell'altra. Allora, se ti vedesse guidare il signor Luna, mio figlio poteva... Dio di Dio, è diventato un virus questo. Oh, macchina nuova. Ah, intanto salviamo, perché comunque sia non l'ho ancora fatto ed è bene così. Queste battute. Sì, sì, l'LSD lo prendiamo sicuramente. E dopo queste battute anche quell'altro di LSD. Vabbè. Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, non ce lo possiamo però ancora permettere dell'SD, quindi cos'è che... Ah, giusto, la internazionale serve qui. Niente, allora. E potremmo invece andare a fare la coppa... Allora, muscle car proprio no, perché... Vabbè. Le Grand Tour, vetture sportive. Vetture sportive la possiamo fare. È cattivissima Giamma. Bella Laguna Seca, poi con una macchina che non curva è la morte sua. Poi andiamo a vedere anche che macchina ho vinto, eh? No, no, winner don't use drugs, sappiate. E vabbè, qui diamo merda a tutti così, basta che non esca di pista. Sapete che forse più che l'LSD quasi converrebbe prendere i freni? Ci stavo pensando. Cioè, l'LSD serve comunque perché le curve veloci, se no non le faremo mai con sta macchina. Però poter avvicinare questa macchina al mio stile di guida non sarebbe poi tanto male. E la madonna.
Ale. È bastata una modifica per rendere questa macchina guidabile, avete visto? Adesso ancora c'è da fare. Ben arrivato White Power. Ma sì, una volta imbroccate le modifiche, questa macchina si guida bene. Non siamo ai livelli delle nostre due belve, però è anche vero che abbiamo appena iniziato a metterci le mani a questo bolide, quindi si deve fare, si deve fare. Ale, e questa è andata. Oggi siamo con la Lotus, esatto. Con questa Lotus che mena come se non ci fosse un domani. Ha avuto bisogno di un attimo di incoraggiamento, però adesso ha preso il volo come un bellissimo cigno. E stiamo facendo incetta di auto, tra l'altro. Sono curioso ad andarla a vedere. Però prima voglio finire queste gare qui, perché... Deve prendere la via, no? Anche perché, tra l'altro, ricordiamo che questa macchina ha delle gomme da corsa. Cioè, dovrebbe essere appiccicata all'asfalto, invece gli piace... Così, è una macchina un po' danzatrice. Balla. Ok, questa tecnicamente dovrebbe essere una delle piste più ignoranti per questa macchina, perché sconnessa, questa insieme alla Trial Mountain, chiaramente. Vedete che dosando sapientemente il freno riusciamo più o meno a farla andare dove vogliamo. Ecco. Dicevamo, grazie. Sa che non lo so, Marco, se questa macchina è possibile modificarla da gara. Penso di no, perché comunque esiste il modello speciale nello store della Lotus. Però ci diamo un'occhiata dopo, volentieri. Preso un po' di margherite di campo, cose, un bel mazzettino di fiori, ma va bene. Più andremo avanti e meno avremo bisogno di fare tutti questi setup, comunque, sappiatelo, perché
progredendo le auto avranno sempre più settaggi elettronici e quindi per farle andare bene basterà sempre meno. Cioè già questo Gran Turismo, se pensate alle madonne tirate per far andare bene auto come la Skyline o la Supra, che peraltro non siamo mai riusciti a far andare veramente bene, o la Chaser. Cioè qui è stato sufficiente applicare qualche piccola correzione e la macchina andava subito bene. Quasi White Power, quasi. Non so se la Lotus rientra tra queste, ma dopo andiamo a dare un'occhiata comunque. Tanto qui maciniamo risultati su risultati, macchine a non finire. Sì, sì, direi che sta andando molto bene. Con una partenza un po' così, stiamo recuperando con questa Lotus e inizia a dare quelle soddisfazioni che ci aspettavamo che ci potesse dare. E adesso Trial Mountain, perché Deep Forest non era abbastanza stronza, facciamo anche il Trial Mountain. Ale! Con cattiveria. E tra l'altro qua ho già visto che c'è una signora macchinina. C'è un Elise Cup, credo, che si chiami così. Ma noi ne abbiamo paura perché abbiamo la Lotus Turbo Challenge qui. Direttamente dall'Amiga 500, peraltro. Sto un attimo indietro per imparare a gestire questa. E infatti, vedete, se mi metto a fare le curve come le farei con la E86, finisce che arrivo largo. Devo anticiparle comunque un pochino e stando attento, perché comunque sia con le impostazioni che ho messo su questa macchina la sterzata è più reattiva, ma proprio perché è più reattiva è più facile che finisca in testa coda o cose di questo tipo. Ah, la Motorsport Elise, ecco. Invece la Cup deve essere quella speciale, la GT1 Cup o qualcosa del genere. E adesso andiamo a mangiargli il culo a tutti. Tanto qui vedo che anche gli altri hanno abbracciato la mia filosofia di andare a raccogliere le margheritine. È un setup molto rigido questa Lotus per questo tipo di pista. Non è facile da gestire, ma direi che l'ho un po' mostrato questa difficoltà a tenere a bada questo cavallo impazzito. Comunque la rifacciamo questa. Decisamente. Si può fare decisamente meglio. Ah, i freni andranno sicuramente potenziati.
Però adesso voglio provare a fare questa gara con la macchina impostata in questo modo. Poi quando facciamo i freni, facciamo i freni e il kit di equilibratura. Vediamo di non fare la figura del peracottaro fatta poc'anzi. Anche perché abbiamo visto che per potenza la nostra macchina non teme il confronto. È solamente una questione di saper gestire il veicolo in curva. Col fatto che salta in questa maniera tremenda. Perfetto, siamo dietro. Non mi spaventa più di tanto il distacco perché comunque sì, adesso se prendo bene questa curva, eccola. Poteva andare molto peggio, quindi sono felice comunque del risultato. Ok. Qual è la Tommy Kyra? Direi di sì. Ok, in velocità massima loro chiaramente hanno la meglio su di me. E che palle! Ah, non ce l'ho fatta, peccato. Però avete visto che ero lì che combattevo per il terzo secondo posto, eh? Eh sì, Tommy Kyra. Allora, io direi che è arrivato il momento di potenziare un po' questa macchina. Ma non prima di aver visto che cosa abbiamo vinto a livello di auto, perché sono anche curioso. Se poi eventualmente c'è qualcosa che possiamo vendere o riutilizzare, ben volentieri. Quasi podio, quasi podio. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo qua. Ah, ok. Questo è interessante. Sembra molto ignorante, peraltro. Con Angel, non so cosa sia. Che cazzo è sta roba? Figa, però. E vale anche. E la ZZ3.
Io queste non le posso vendere, dai, sono belle. Però valgono anche un sacco di soldi. Faccia Rucaz. Questa poi alla fine è quella che vale meno di tutte. Io per ora le terrei. Non so che cosa farne, però per ora le tengo. Ah, vedete, la ZZ3 c'è l'evento, quindi quella assolutamente non la venderemo. Voi ricordatemelo ogni tanto perché è un attimo che me lo scordo, sapete benissimo che queste cose possono succedere. Allora, messa a punto. Allora, volevo vedere prima l'LSD. Sì, questa va fatta. E quindi i freni, che quasi sicuramente non potrò modificare in toto. E invece sì, perfetto. Cioè abbiamo tutto quello che volevo prendere. Quindi ritorniamo. Vabbè. Ma sì. Come potenza dovremmo esserci comunque, anche se... anche se abbiamo pochi cavalli, dovremmo riuscire a starci dentro. Ora, più che altro devo... allora, centralina dei freni, diciamo che al posteriore la portiamo un po' più bassa e l'anteriore un po' più alta. E va bene. Poi... LSD. Allora, adesso qua mi devo ricordare come cazzo funzionava l'LSD. Allora, in decelerazione e in accelerazione. Allora, l'LSD iniziale lo teniamo molto morbido, così che parta subito. In accelerazione io mi pare che lo tenessi abbastanza alto. Proviamola così intanto. Fatto prova o inizio gara? Merda. E vabbè. La proviamo proprio, no? Allora, perdiamo qualcosa in accelerazione, ma cioè, non c'è bisogno che vi dica come si sta comportando la macchina, voglio dire, no? Cioè, adesso è precisissima. Poi comunque la perdita di potenza la possiamo recuperare aumentandola con le modifiche al motore. Non mi spaventa più di tanto la cosa.
Ok. Loro chiaramente ricordiamo che in velocità mi danno fastidio, però io dopo le recupero con la maggiore agilità che ho in curva rispetto a loro. Quindi alla fine, visto che i rettilini li abbiamo praticamente conclusi, ciao stronzo. E la Lotus è vittoriosa. Bella partita, tra l'altro, mi è piaciuta. Ah, in GT1 non c'era il differenziale, quindi sì, decisamente. Che emozioni che vi regala il signor Lune? Vediamo. Ah, bella la Tuscan! Tra l'altro questa è perché adesso c'è 361 cavalli, un attimo, eh. Mentre l'Esprit quanti ne ha? 351, no, niente, come non detto. Allora, Tuscan è tanta roba. Adesso magari di tutti i colori viola. Ma questa venderla è interessante, eh? Questa è molto interessante da vendere. Allora, volevo vedere, visto che ne avevamo parlato, della modifica da gara sulla Lotus, se c'è o no. Più che altro curiosità, eh. E infatti non c'era, immaginavo. Allora, dobbiamo pensare a cosa fare adesso. Andiamo a rivedere un attimo le gare. Allora, Lega Gran Turismo, abbiamo da fare praticamente tutto. Ci serve una macchina francese, una macchina statunitense meno potente di quella che abbiamo attualmente, che peraltro adesso credo che potremo anche utilizzarla per vincere qualche cosa, ma va bene. Campionato inglese, ci serve una macchina meno potente e io a sto punto andrei di mini. Campionati tedeschi, non abbiamo ancora la macchina per poterla fare, però possiamo fare la Lega Europea. Ah, ok. Quindi queste non le possiamo fare finché non abbiamo. Molto bene. Se invece andiamo a vedere nelle eventi speciali, che cosa ci resta? La sfida 4x4. E tra l'altro parlavo con voi sulla macchina. Da prendere, penso sì, di essere d'accordo sul fatto che per questa prenderemo la Deltona. Questa. Vabbè, questa dobbiamo farla. Ah già, è vero, dimenticavo. Cosa è rimasto? Coppa Muscle Car, dobbiamo avere una Muscle Car e la patente internazionale, che attualmente non abbiamo. Decappottabili, ce le avremo anche in realtà. 4x8 di lusso non ce le abbiamo. Gran Touring, esattamente che tipo di macchine vuole? Delle Gran Turismo. Quattro ruote. Cioè sì, quattro posti. Sarebbe bello iniziare con i rally, però non credo che abbiamo abbastanza soldi per potercene permettere una da corsa. Quindi io direi, visto che abbiamo comunque sia le macchine per poterlo fare, andiamo a gareggiare nei campionati. Quelli monomarca. Allora, non devo andare qui, ma devo andare qua. Allora, inizierei da
questa, che così la facciamo. Allora, Civic. Una l'abbiamo vinta e ci manca questa. Ecco. Ah, ok. Quindi dobbiamo mettergli i colori di gara. E vabbè, glieli metteremo. Si può fare su questa? Ti pareva? Quindi questa sostanzialmente non ci servirebbe più, una cippa di minchia. Ma la teniamo. Andiamo a prendere la Atomic Hydra allora. O la Tuscan, come preferite. Tuscan, Tuscan, quella roba lì. Dai, iniziamo da Tuscan. Via. Allora, nord della città. TVR. Evento. Vai. Non si guadagna chissà che cosa, però va bene. Sai in che pista? Vabbè. Ma tutte viola? Ma che tristezza. Oh la madonna. Sì! Una mandria di pecore al pascolo, cazzo. Molto bene, direi assolutamente la pista più indicata per questo tipo di auto. Altro, è inutile che vi dica quanto sia assolutamente pesante questa macchina in curva, è qualcosa di osceno. Però visto che loro stanno guidando veramente di merda, credo che ci siano ampi margini per recuperare. E infatti. Posto. Tra l'altro che rumore di motore gli hanno messo, sembra un tosa erba ingolfato. Vabbè, io come sempre non ho parole per le scelte che vengono fatte, però le prendo atto e basta. Ah! Ma che facce delle merde! Ma guardali! Ma dai! Ma uno non si può fare una... una corsa come Dio comanda, che la gente subito, si monta letteralmente sul carro del vincitore. Non ho veramente parole. Cioè, per poi andare fuori pista, perché dopo, quando non c'è più il pirla davanti, vengono a cadere le certezze, e si va tutti fuori pista. E vabbè. No, 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 no! Qui ammetto le mie colpe. Questa è un natante ancor più che una macchina, quindi non le recupero più. Peccato. Vabbè, la rifacciamo, tanto. Giusto per non dire di essere arrivato ultimo. Penultimo. La rifacciamo assolutamente. E comunque che schifo. Sì, sì, che mezzo barcone, è una mezza Rosanna Soto. È stato tragico.
l'altro adesso ci cambiano anche la pista, chissà dove caspita andremo a finire. Un bello ovale, eh? E vabbè. No, siamo sempre qua, perfetto. Allora va bene. Ah, la partenza, mamma mia. Ah, ma adesso è il contrario. Cioè, stessa pista, ma girata... Vabbè. Va bene, ce la facciamo andare bene. Via. Comunque i dirigenti della TVR devono essere stati proprio sui coglioni a Yamauchi per rendere una macchina così. Cioè, è più ingestibile... Che cazzo è successo lì? È più ingestibile della Challenger di base. L'hanno voluta proprio fare inguidabile. Sicuramente poi andandoci a mettere le mani, questa da merda a tutti, eh. Sia ben chiaro, però porca vacca, di base uno non la vorrebbe mai nella vita una macchina così. No! Che pirla! Infatti ho detto, ma è strano, non me la ricordavo che dovessi passare da di qua. E infatti non dovevo. Ma poi cazzo, ma lanciami di più, no? Vabbè. Io... cosa devo dirvi, ragazzi? Il signorone è un po' rincoglionito e va bene. Lo accetto. Però, dai, eh. E niente, mi tocca rifarla. Mi tocca rifarla. Allora, no. I 400 km orari decisamente no. Anche perché di base... è un'auto costruita in un capanno in Colonia in Inghilterra, quindi se già arrivava ai 300 è tanta roba, però comunque sia è una bella macchinazza, è Ale, la Super Speedway, quindi ovalotto stavolta, e mo so cazzi. Okay. Ah, ok. Non lo so.
Beh, 800 cavalli non sono tantissimi, ma se non ricordo male questa macchina si poteva alleggerire parecchio. Ale, via. La bella lava al fuoco. Fuga, fuga, fuga. Avrà mai senso fare una gara di questo tipo? Vabbè. Basta vincerle. Adesso sono curioso, anche perché dobbiamo farla la modifica da gara a questa macchina per poter vincere anche la seconda sfida. Ale, fatta. E abbiamo vinto. Sì, beh, è tamarra l'inverosimile sta macchina. Nuova macchina? No, non è vero. Allora, andiamo a vedere. Ah, eccola la cosa. Ah, forse l'avevo fatta a suo tempo. Figa. 85.000? Ma sono pazzi? La faremo con comodo, con molto comodo. Andiamo invece a prendere la Atomic Aira, perché a sto punto facciamo anche quella con la Atomic Aira. E anche qui c'è anche la versione da gara. Perché non posso farla con questa? Che significa che non posso farla con... È una ZZ, bestia immonda! E niente, ha deciso che non me la vuole far fare con questa. Che vedevo di? Dovrò farla per forza con la ZZS. Barboni. Ah, la ZZ3 non si può comprare, quindi no, questa la teniamo assolutamente. Bello la ZZ2 invece. Cioè, sembra la versione pucciosa di una cosa, di una Lamborghini Diablo. Adi, vabbè, prendiamo atto del fatto che il gioco non ci vuol far fare le gare. Allora, qua invece abbiamo delle auto, abbiamo la MR2. Potremmo farla con quella che abbiamo guadagnato, che è questa. È una MR2 a conti fatti, quindi che non rompessero le balle. E vaffanculo. No, questa non è la MR2 questa, scusate. Vabbè. La micro non la compreremo mai, sappiatelo. Sta troppo sulle balle. Allora, che altro possiamo fare o tentare di fare? Vediamo. La Angel. Poi questa... Allora, fatemi leggere un attimo di che cosa si tratta. Ah, ok, quindi questa qui è...
La struttura della scocca porta. Quindi questa è una macchina. Ah, lo stesso motore della Trueno questa, eh? Attenzione. Però non mi dice niente. La posso usare da qualche parte o no? Ma poi chi la vende? Toms. Però Toms non c'è la cosa. Casino abbiamo fatto. Abbiamo fatto soltanto casino. Cioè, questa di base chi la vende? Chi la fa? Cioè, la fa la Toms, ma chi? Mi inquieta tutto ciò. Ah, Toms non c'è come coso, quindi chi? Vabbè. Non ho idea. E ma è una macchina che non so neanche chi la vende. Io non voglio venderla. Cioè, sono macchine da collezione, le teniamo lì, però io volevo capire se si potevano utilizzare in qualche modo. Allora, andiamo invece a vedere un'altra cosa. La Lotus fa delle gare monomarca? Se sì, con che auto? Vaffanculo. Dovremmo comprarne l'anno e non l'Elise. Allora, io direi che, visto che 22.000 ce li abbiamo, potremmo comprare la Mini e farla diventare la nostra macchina da giubbotto e acqua fresca. Non questa, anche se mi piacerebbe parecchio, perché 500.000 questa non li vale. Non vinceremo neanche la schedina con questa. E tra questa e questa dobbiamo vedere, perché la Mini Cooper è sempre la Mini Cooper, però questa è più semplice, è più... Tra l'altro non c'è del colore della macchina di Mr. Bean. Sono molto contrariato di questa cosa. Cioè, è anche meno potente questa. Com'è possibile? 61 cavalli? Questa ne ha 62. Cosa mi state dicendo? Allora prendo la Mini normale. Verdone inglese. Sì. Ah, ecco, vede? C'era... Prendiamo la bestia, la nuova bestiolina. Sì, saliamo subito a bordo. Questa... Vediamo se si può mettere a fare modifiche da gara su questa qui. Credo di no. E invece sì! E la Madonna, ma che bella è! Sì, la striscia rossa lascia il tempo che trova, però così bordeaux con la striscia bianca è una figata. Ah, questa la faremo. Questa la faremo sicuramente. Però prima andiamo a pomparla un po', perché... Come? Perché 50? Non ne aveva di... Vabbè. Qui niente. Là. Qui si può pompare un po' di roba. Questo costa troppo. E questo costa troppo. Ma mi sembrava che ci avesse più cavalli prima, o mi sbaglio? Ci hanno venduto un usato? E invece la versione Cooper non li aveva? Cioè, che cosa vuoi... Vabbè, tanto è già leggera, la rendiamo ancora più leggera. Va bene. Proviamo a fare una gara. C'è l'evento mini, sì? Oh.
Non ci guadagneremo niente, però. Vai, Mini! Madonna le sfide. Di Obel sei il mio canale sul tubo italiano, peraltro. Attenzione che qui c'è un tentativo di imporsi, eh. Attenzione! Spodestato così con cattiveria, credo che quando lo recupero io adesso quello. Neanche se mi metto a pregare in ginocchio. Fanculo! La riprovo. È assolutamente alle nostre possibilità questa sfida, quindi la riproviamo. Ma come? Ma che cazzarola di venditori c'hanno? Vabbè. E immagino che la versione Plus abbiano corretto tutte queste cose, vero? Mi confermate questa cosa qui? Riproviamo, tra l'altro chissà dove capiteremo. Ci scappa fuori il Nordschleife. Con la Mini, due giri di Nordschleife. No. Trial Mountain, va bene, Trial Mountain lo accetto. Madonna, la fatica. La Mini è bella, adesso magari è poco... La Madonna, è poco scattante, ecco, però... Dobbiamo vincere delle gare con questa, quindi la renderemo una belva. E faremo altrettanto con la 500, perché a questo punto dopo dobbiamo vincere la gara... le gare monomarca, quindi la 500 tocca prenderla. E comunque siamo sempre senza un soldo, vorrei porre l'accento su questa cosa.
Ale, velocità in discesa. La fatica! A bomba! Mamma mia! Che razza di gara! Cioè, siamo passati dalle curve all'ultima staccata, dalle vittorie all'ultima curva con la Lotus Esprit a questo. E comunque direi live full British. Abbiamo solo guidato auto inglesi praticamente. Figo. Perché se non facessi queste cavolate, sarebbe tutto molto più bello, tutto molto più semplice. Siamo 3 km orari più veloci di prima, in questo punto. Potrebbe fare la differenza, eh? Sembra una stronzata, ma potrebbe fare la differenza. Ma una bella auto in ring, no? Così, per... Allora, una live di 24 ore ve lo potete tranquillamente scordare. Però faremo l'Endurance, quello sicuramente, perché dobbiamo finirlo il gioco, figuriamoci se non facciamo l'Endurance. Le faremo spezzettate. Allora, 4.500. Facciamo così, proviamo ad andare a modificare la trasmissione e rifacciamola. E poi direi che è arrivato l'orario di saluti. Questo chiaramente non c'è perché non ci deve essere. Frizione non ce la possiamo permettere, quella figa, e la marmitta nemmeno, se non ricordo male, perché viaggiava, esatto. A sto punto queste cose le abbiamo già fatte, questo non c'è e questo costa troppo e niente, ritorniamo a fare la gara. Vediamo dove capiteremo questa volta. Esatto.
Un'ora e 22 per la precisione. Poco più. Un'altra volta Roma. Vabbè. Oh, molto meglio. Cioè, guardate come cambia solo il volano nella qualità della macchina. Cioè, adesso gli stiamo davanti a tutti, quasi. Prima per arrivare a impensierire il primo, quanto ci abbiamo impiegato? Un sacco. Adesso un pochino più di dinamismo c'è, via. Non parliamo di cose, però. Adesso se riuscissi anche a riprendermi un pochino, intanto dietro iniziano a bussare, perché giustamente loro hanno più cavalli di me, e per quanto io abbia migliorato in maniera esponenziale l'accelerazione, in velocità massima ancora nisba. Però se riesco a prendere abbastanza scia, e per farlo dovrei stare dietro la macchina, non palleggiare a destra manca. Lui può essere anche più potente, ma io lo recupero lo stesso. Bella lì. Sorpasso dall'esterno. Non l'avrei mai creduto che sarebbe stato. Col cavolo adesso che ti faccio passare, merdaccia. Dietro lo puoi stare tutte le volte che vuoi. Questa è stata bella. Questa è stata bella. E io direi che con questa sfida salviamo e ci salutiamo.
Ale. Niente ragazzi, spero che la live vi sia piaciuta. Vi invito come sempre a commentare e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. A fare come sempre tanto l'amore. A diffidare dalle Silvia bionde con gli occhi azzurri, messicane, che guidano l'omonima macchina e potrebbero diventare vostre vicine di casa. A seguire altre serie, prima fra tutte direi le nostre precedenti live su Far Cry in cooperativa, molto belle. E direi qualsiasi sia la vostra scelta, fatela con saggezza e spiritualità su Abel, il miglior canale sul tubo italiano. Ciao ragazzi, alla prossima!